Sometimes we live inside the madness. We have to make it through the sadness. What's worse, a blessing or a curse? It's gonna take a little practice. Ciao, sono Tommy del Buongiorno Club Italia. In collaborazione con Fabrizio Paoletti, un noto luthier italiano, il BJJ sta per compiere una impresa tra virgolette storica nella community bongioviana, cioè consegnare una chitarra appositamente costruita per Ricci a Sambora. Dopo il casino che abbiamo combinato con la coreografia e tutto ciò che ne è scaturito, Fabrizio ci ha contattato. Fabrizio non è nuovo a produrre strumenti custom per importanti musicisti, ne ha costruito una bellissima pseudo Telecaster per Bruce Springsteen, ha costruito strumenti per i Metallica, per Mark Knopfler e tanti altri. E aveva costruito, aveva già in mente la costruzione del design di una chitarra appositamente per Ricci. Un'accurata pianificazione, un po' di sano culo, ci hanno permesso di poterla consegnare a Sambora. La consegna verrà dopodomani, il 9 di ottobre, ad Amsterdam, in occasione del concerto. Lo strumento è questo. Il modello si chiama Wine Guitar Series Stratosphere Nail, che significa è una chitarra della serie Wine, ovvero quelle costruite con dei legni che da generazioni appartengono alla famiglia di Fabrizio e che originalmente verso la fine del Settecento vennero tagliati nei boschi della Toscana per produrre botti. Infatti la famiglia di Fabrizio aveva una cantina nel quale produceva vino Chianti. Quindi si tratta di vino, di legno tagliato alla fine del Settecento, lasciato stagionare e maturare fino al 1850. Proprio negli anni 50 del 1800 il bisnonno di Fabrizio iniziò questa attività. In particolare la chitarra di Sambora è costruita con un legno che apparteneva al tappo di una delle botti della famiglia. In questo vino, in questo legno, hanno maturato litri e litri di Chianti per tanti anni. Si tratta di un legno di castagno, almeno di 170 anni fa. Il manico è in mogano dell'Honduras, mentre la tastiera è in ebano Macassar, quindi un legno molto pregiato, 22 tasti. I pick-up costruiti a mano da Fabrizio sono due singoli e un humbucker, offrendo quindi varie possibilità tonali. Il ponte è un vintage style stile Fender, battipenna in ottone invecchiato con la scritta Sambora, switch a 5 posizioni, tono e volume. Completa il tutto una finitura con chiodi, da lì il nome Nail. Anche sul retro si vedono tutte le venature del castagno. Come look chiaramente ricorda una Stratocaster, ma c'è qualcosa di più. C'è la tradizione dell'artigianato italiano, la tradizione della famiglia Paoletti, che è stata unita tutta insieme per produrre questo bello strumento. Come suona questo attrezzo? Bene, in confronto alla ESP, clone del modello di Sambora che utilizza ultimamente, quindi la chitarra estremamente rockettare, o ai vecchi modelli di Stratocaster, Signature o Kramer, il suono è, tutti i modelli Sambora, il suono è molto caldo, forse meno aggressivo dei timbri degli anni 80, ma sicuramente più versatile. Ora, se qualcuno non mi avesse distrutto circa mezz'ora fa il rack, ovvero colei che sta riprendendo il video, avreste un demo con un suono leggermente più caldo. Vi accontentate di un suono grezzo, la chitarra passa direttamente per un compressore microamp, uno Zen Drive 2 a valvole, eventualmente un pedalino giallo della Boss e poi il ST1 Power Stack sempre della Boss. Il tutto in una testata Fender Tone Master attaccata a un GE212 sempre Tone Master. Canale pulito. Humbucker pick up al neck. Thank you.
Carlos.